bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno. Bastardata di oggi. Bastardata di oggi. Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta. Pronto? Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene? Perché? Fate un casino, un rumore dalla madoccia. Ma chi è lei, scusi? Come, l'inquilino di sotto di lei. Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è. Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa. Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia. E allora dico, vogliamo... Ma vada a fanculo, va. Tu è sordo, hai capito? Lei non sta bene. Allora vengo su, sopra casa tua. Lei deve andare direttamente a fanculo, capito? Ah! Non sta più. Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo. La bastardata del giorno. Pronto? Io adesso sono uscito dall'ospedale, no? Me. Sono stanco morto. Me. E stramorto. Me. Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa. E sto contento per te, complimenti. Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto. Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana? Io vengo a casa a tutta un attimo sotto la finestra, capi? Vieni. Preparati, perché non ce la faccio più. Vieni. Fatti un culo sto buchi, no? Vieni. E che... Vieni. Ti vengo a sparare, ti scetta a bascio. Ma vieni, ti sto aspettando, vieni. Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa. Vieni. Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito? Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni. Ma vengo da te. Ti do la denuncia io a lei. Ma ti vengo a spacca un ceroid. Che la carabinieri, tu sono morto anche. Pronto? Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più. Che cosa? Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa. Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore. Come ha sbagliato numero? Oh! Dove abita lei? Via Eroidi di Logori, qua, sei. E a che piano abita? Sono giù, pian terreno io. Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno. Ma la cito? Ma vada col paese! Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito? Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo. Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce. Guarda, un cacchio. Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei. Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia. Lei chi? Io sono Tondolo. E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh. Come lei? Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa. Pronto? La signora Boccuzzi, signora? Sì. Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua. E dove? Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha? Io sto al secondo piano, e voi dove state? Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana. Sta lavando in un attimo. Un attimo, un cacchio, fai subito. Pronto? Ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio? Dove? Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai? Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando. E sto parlando con l'inguilino di sotto, mia Carulli. Madonna, ma 46 secondi. Ma dimmi chi sei tu? Sono Peppino Ucic. Sono Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46? Ma con che cacchio stai parlando? Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo?
Vengo su. Ma vieni tu direttamente. Adesso qua. Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, li butto adesso. Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei? Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io. Come ti chiami? Peppinucci. Peppinucci, potendo va a fanco. Pronto. È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.